Allora, come dicevo prima, telecamere spente, ho seguito tutto il tuo intervento, trasudava veramente emozione. Una volta per diventare un eroe bisognava fare qualcosa di eclatante. Oggi tu sei l'eroe della piazza, semplicemente avendo espresso concetti di grandissima normalità. Di cosa bisogna avere paura? Beh, per me non bisogna avere paura di niente, perché altrimenti non sarei qua. E quindi l'invito che io posso fare a tutti è proprio questo, di unirvi, perché la paura passa, perché il coraggio uno se lo dà se sta in mezzo agli altri. Se stai solo, chiuso in casa, ti senti solo e hai paura, esci, incontra gli altri e sicuramente il coraggio ti verrà. Come è venuto a me può venire a chiunque. Cosa bisogna fare veramente di serio per cambiare dal tuo punto di vista? Ci vuole un'oretta per spiegarlo. Secondo me la prima cosa che noi dobbiamo fare adesso, proprio nell'immediato, è cercare di revocare questo Green Pass, perché dobbiamo darci un obiettivo concreto. Non ce l'ha nessun altro paese al mondo ed è inaccettabile che l'Italia sia questo centro di sperimentazione e di ingegneria sociale, perché è veramente una cosa abominevole, è un abominio quello che è stato fatto col popolo italiano. Quindi la prima cosa è allinearci all'Europa. Non abbiamo mai creduto nell'Europa, ma visto che siamo in Europa, che l'Europa si faccia sentire, che ci dia una mano anche in questo senso. E una volta che riusciamo ad abolire il Green Pass, cerchiamo di far cadere tutte le altre, ahimè, menzogne che ci hanno raccontato in quest'anno e mezzo.